Grazie per l'invito. Saluto per tutti e ringrazio il vostro segretario generale Mamoli, con cui abbiamo avuto una, diciamo, lunga e proficua interlocuzione durante tutto il 2023. È vero che abbiamo cambiato un po' il metodo, forse rispetto agli anni precedenti, però. È anche vero che io, essendo dottore commercialista, conosco, beh, insomma, ho l'attività sospesa perché sapete che è incompatibile con il ruolo di sottosegretario, però insomma, lo studio avanti per conto suo, quindi conosco, bene il mondo delle imprese e so quanto importante siano le garanzie. Io continuo sempre a ripetere che io penso che non sia assolutamente banale, ma non esiste il credito se non ci sono le garanzie, questa è la realtà. Abbiamo vissuto un periodo assolutamente straordinario, sappiamo che è terminato con la fine dello scorso anno, qualche settimana fa, quindi con il Temporary Framework, che ha gestito un periodo di crisi eccezionale, insomma, la crisi pandemica prima, poi la crisi ucraina, e quindi doveva terminare questo periodo di carattere temporaneo. Un periodo dove abbiamo visto garanzie importanti da parte del fondo, che ovviamente hanno creato qualche problema al mondo dei confidi. Un ruolo che abbiamo voluto ridare attraverso questa opera importante di ascolto. Ci abbiamo lavorato 6 mesi, abbiamo sentito praticamente tutti, siamo partiti dall'ABI, poi direttamente dal comitato di gestione, poi siamo passati a Medio Credito Centrale. Abbiamo sentito tutte le associazioni e tutti quanti gli stakeholder, abbiamo sentito le regioni, tutti quanti i confidi, quindi è stato diciamo, un lungo lavoro. A tutti abbiamo chiesto un contributo scritto, sintetico, ma molto operativo, dove venissero indicate quali erano le esigenze. Ricordando che sarebbe terminato questo periodo temporaneo. Ne è emerso un importante lavoro, devo dire, e abbiamo cercato di fare un lavoro di sintesi, tenendo conto anche di un momento storico particolare, perché come veniva ricordato prima dal vostro segretario generale. È abbastanza chiaro, ma i dati già di ottobre dello scorso anno ce lo dicevano che c'era un'ipotesi, molto più che ipotesi, di credit crunch importante. L'anno scorso eravamo a ottobre sul 4%, adesso abbiamo superato il 5%, e quindi preoccupati anche dalla situazione e preoccupati dal fatto che si potesse tornare d'emblée alle regole ante 2019, abbiamo lavorato per una riforma complessiva. Quindi sono anche diciamo contento, soddisfatto, ma lo è anche il ministro Urso, che questa operazione importante di ascolto abbia portato a una soluzione, seppur temporanea, come giustamente era stato ricordato prima, vale per il 2024, ma questo ci mette nella condizione di lavorare fin da subito. Infatti abbiamo già cominciato a lavorare assieme al mio staff, che ringrazio, di persone anche molto, molto competenti, e anche del dottor Bronzino, che è sempre stato molto attento alle esigenze di tutti. Ringrazio anche il Ministero dell'Economia perché praticamente la nostra proposta è stata depositata con un emendamento dei relatori al decreto fiscale collegato alla manovra e recepita praticamente in toto. Abbiamo avuto qualche confronto per quanto riguarda le percentuali di copertura, ma alla fine abbiamo trovato anche
una sintesi anche su questo. Quindi noi cominciamo a lavorare fin da subito, quindi auspichiamo che anche da Confartigianato, ma da tutto il mondo artigiano e non solo, arrivino eventuali suggerimenti perché comunque dovremo lavorare intanto sul tema delle coperture, che è molto importante. Ne abbiamo discusso parecchio con il Ministero dell'Economia, quindi sarà fondamentale trovare le coperture necessarie per il fondo e per fare quegli aggiustamenti che servono, perché ovviamente la riforma va in una certa direzione, però non è detto che emergano alcune criticità, e quindi siamo pronti anche ad accettare e a confrontarci su eventuali proposte di riforma. Oltre a questo, cosa abbiamo? Abbiamo anche, e io ho spinto moltissimo sul tema della riforma complessiva del sistema Confidi, e devo dire che rispetto a metà dello scorso anno, dove c'erano delle proposte diverse che venivano dai vari gruppi dei Confidi, è arrivata una proposta unitaria che stiamo già valutando insieme con gli uffici. Io sono dell'idea che dovremmo lavorare attraverso una legge quadro, quindi la legge quadro è già stato fatto in passato durante il governo Renzi, poi è stata lasciata decadere. Io penso che non sia, non, questa volta no, assolutamente non si darà, e l'abbiamo dimostrato con questa importante riforma del fondo di garanzia. Quindi scriveremo una legge quadro, e dopo ci saranno i decreti attuativi, i decreti delegati da parte del nostro ministero assieme al Ministero dell'Economia, perché è vero che io ho la delega diretta sul fondo di garanzia, però è abbastanza chiaro e fondamentale, importante il ruolo del Ministero dell'Economia. Io penso che abbiamo ottenuto anche un risultato molto importante, tenendo a 5 milioni l'importo massimo garantito. Sapete che si sarebbe dimezzato al 50%. Così anche la valutazione che abbiamo fatto insieme a voi su il tema delle percentuali di copertura. È abbastanza chiaro, ma mi viene confermato proprio in questi giorni che questa scelta che abbiamo fatto su una percentuale di copertura del 55% sulla fascia 1 e 2 e del 60% sulla fascia 3 e 4 è probabilmente la scelta più corretta. Perché mi dicono che già le banche stanno chiedendo adesso la collaborazione e le garanzie dei Confidi, quindi vuol dire che questa operazione darà spazio al vostro importante mondo, perché io credo moltissimo in quello che è stato detto prima, cioè di questa profonda collaborazione che deve esserci tra la garanzia pubblica e la garanzia privata. E garanzia che potrà essere migliorata anche attraverso il tema dell'erogazione diretta del credito, attraverso una riforma complessiva del sistema dei Confidi, comprendendo che, ma voi me lo insegnate, il tema della raccolta sarà un tema, insomma, che dovremo discutere e sarà oggetto di discussione durante tutto questo anno. Il fatto di aver fatto una scelta, di aver seguito la strada di aumentare l'importo ridotto, penso che anche questa è dovuta a questa importante collaborazione che c'è stata tra di noi. Capendo quindi ma devo dire, ma non solamente raccogliendo le vostre istanze, ma diciamo anche attraverso
un lavoro fatto e ringrazio pubblicamente Medicaid Cioè Centrale perché ci ha sempre supportato nell'analisi, perché tutte le scelte che l'abbiamo fatto attraverso un importante lavoro di monitoraggio. Questo voglio assolutamente sottolinearlo, perché è vero che molte volte la politica fa delle scelte, magari ascoltando anche gli stakeholder e i soggetti, però è importante sempre attraverso una valutazione dei dati, quindi del monitoraggio. E quando abbiamo visto che il sistema Confidi lavorava, diciamo, attraverso il sistema delle garanzie su importi medi tra gli 80 e i 100.000 euro, ecco che aver dato questo spazio importante ai Confidi è dovuto a una scelta mirata. È una scelta a favore del sistema, non solo dei Confidi e delle PMI. Anche il fatto che è stato ricordato della gratuità, che insomma è molto rilevante, e tiene conto di quello che è il sistema Italia, perché io lo continuo a ripetere, soprattutto quando colleghi di maggioranza di opposizione, che mi continuano a fare ste lezioni sul fatto che bisogna andare verso un'aggregazione importante delle imprese, che le imprese devono avere certe dimensioni, se no. Io, siccome vengo da più di 30 anni di professione, e come sentite bene sono veneto e conosco bene il mondo delle microimprese, io continuo a ripetere che no, il nostro è un modello che viene anche studiato all'estero, che quando hai il 98% di microimprese, secondo quella che è l'indicazione di carattere europeo sulle microimprese, e quando queste nostre microimprese artigiane o, insomma, o del commercio o della o anche di altri, del turismo, o anche di tantissimi altri, anche del sociale, insomma, di tanti altri settori, si organizzano in distretti, in filiere. Questo è il modello vincente, ma è stato dimostrato anche durante i periodi di crisi, perché le microimprese hanno una grandissima flessibilità. E allora quale può essere il futuro? Certamente si può passare attraverso, per carità, il sistema delle aggregazioni. Ma io penso più che altro al ruolo di quelli che sono i soggetti intermedi, no? Cioè, il ruolo delle camere di commercio, il ruolo delle province, il ruolo delle associazioni importanti di categoria che fanno attività di consulenza a tutto il sistema delle imprese, e che se deve esserci un'evoluzione, deve essere ovviamente guidata da parte del governo e da parte del nostro ministero su quelli che sono poi gli obiettivi futuri, che sono anche la transizione ecologica, la transizione energetica, la digitalizzazione. Ecco, questo è un passaggio direi assolutamente fondamentale. L'abbiamo visto in alcuni settori cosa vuol dire la digitalizzazione, che però non vuol dire che le microimprese debbano per forza aggregarsi, ma che devono organizzarsi in distretti, filiere o attraverso le associazioni di categoria. Importante sarà, stiamo lavorando sul nuovo decreto incentivi, anche qui un decreto direi importante, perché siamo riusciti a recuperare le risorse del PNRR, ma soprattutto del Repower EU, e quindi ci saranno 12 miliardi complessivi. Ma per quanto riguarda, per esempio, tutto il sistema della transizione 5.0, 6 miliardi e 3 per le imprese, attraverso un sistema incentivante di crediti d'imposta. A breve vedrete il decreto che tenga conto dell'evoluzione di quello che ci viene chiesto anche a livello europeo, cioè l'accompagnare. Questo è il nostro ruolo, è accompagnare le imprese verso il loro sviluppo e accompagnarle verso la transizione 5.0.
5.0. Tornando al fondo, io penso che sia stato anche importante e innovativo il fatto di essersi rivolti anche al terzo settore. Sapete che presso il Ministero del Lavoro sarà aperta una sezione speciale, ma il fondo garantirà anche le imprese del terzo settore iscritte al REA e al RUNTS. Perché c'è un'evoluzione naturale, nel senso che molte imprese del sociale stanno aumentando le loro dimensioni ed erogano dei servizi sempre con il criterio, diciamo, della mutualità, che poi vi caratterizza molti servizi ai nostri cittadini. Quindi è importante che anche il fondo dia garanzia a queste attività, come anche alle vostre attraverso i confidi, perché c'è sempre il tema della valutazione del merito creditizio, che poi è alla base di tutto, e molte di queste realtà, come molte delle piccole realtà artigiane, hanno grosse difficoltà nella valutazione del merito creditizio. La novità è anche aver attratto al fondo le small mid cap, quelle imprese che hanno limiti dimensionali, ma non solo, fino a 499 dipendenti. Anche qui, da sempre dal monitoraggio che abbiamo fatto, l'esperienza precedente non è stata molto positiva, per cui c'è stata una forte spinta perché le small mid cap tornassero a casa madre, quindi insomma, attraverso il fondo di garanzia gestito dal Medio Credito Centrale. Concludo col tema della governance. Io penso che anche qui abbiamo fatto un importante sforzo, devo dire, perché era abbastanza comprensibile il fatto che nel comitato di gestione poi alla fine finivano sempre un po' gli stessi. E quindi c'era questa richiesta da me assolutamente condivisa, e quindi quando l'abbiamo proposta poi alla direzione e quindi al gruppo di lavoro e anche al Ministero dell'Economia, insomma, ha avuto una valutazione assolutamente positiva perché, come si diceva, accanto al comitato operativo, insomma, di gestione, è giusto che siano presenti. Anche con, diciamo, la possibilità di dare degli indirizzi, io credo molto in questo, perché noi dobbiamo, come abbiamo fatto negli ultimi 7-8 mesi, ma lo continueremo a fare, e sarà un ruolo fondamentale che passerà quindi al comitato chiamiamo degli stakeholder, con tutte le associazioni di categoria, con all'interno Medio Credito Centrale, con all'interno i Confidi. Io ritengo che sia molto importante che questo nuovo comitato venga istituito. Adesso stiamo studiando i criteri, quindi per l'istituzione, sia ampiamente rappresentato perché potranno arrivare gli indirizzi sia per quanto riguarda una eventuale revisione del fondo, sia per quanto riguarda poi il renderlo strutturale il fondo nel triennio 2005-2006, 2026, 2025-2026-2027. Quindi ritengo che il ruolo dell'ascolto non fine a se stesso, ma dell'ascolto attraverso, come abbiamo fatto proprio in questi uffici che vedete alle mie spalle, dell'ascolto, però anche cercando di fare dei ragionamenti di carattere proprio specifico e tecnico, abbia dato dei buoni risultati e possa darli anche nel futuro in un settore che finalmente già da quest'anno, quello del sistema Confidi, ritroverà nuova operatività.